Salve a tutti amici di Spazio, eccoci qui con un riassunto delle principali news di oggi. Poche ore fa Apple ha rilasciato al pubblico iOS 12.0.1 che va a risolvere alcuni bug come quello legato al ChargeGate oppure quello collegato alla connettività Wi-Fi e Bluetooth prima dell'uscita di iOS 12.1 che molto probabilmente sarà invece rilasciato al pubblico in contemporanea con il lancio di iPhone XR il prossimo 26 di ottobre. Nel frattempo lo sviluppatore italiano Luca Todesco è riuscito ad effettuare per la prima volta il jailbreak di iOS 12 su iPhone XS Max. Naturalmente questo non significa che a breve sarà rilasciato al pubblico un tool che permetta a chiunque di jailbreakare il proprio dispositivo, ma semplicemente che, come confermato anche la settimana scorsa dal team Pangu per quanto riguarda iPhone XS, è possibile effettuarlo. Comunque, restando in tema di bug e dispositivi, gli utenti australiani hanno potuto riscontrare un problema legato al passaggio all'ora legale che porta Apple Watch Serie 4 a restare bloccato in un ciclo infinito di riavvii. Se siete interessati al problema, sul nostro blog trovate un articolo interamente dedicato dove sono stati raccolti anche i rimedi dei vari utenti in attesa di un aggiornamento correttivo di WatchOS 5 da parte di Apple. Uno dei primi problemi riscontrati sui nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max è stato il Beauty Gate, che a quanto abbiamo capito non è proprio un bug, ma un semplice effetto di fusione che il sistema applica ai suoi scatti sfumando, a volte lo ammetto forse un po' troppo, le imperfezioni delle foto. Naturalmente questo problema, se così può essere definito, è stato il pretesto per iniziare a parlare male del nuovo dispositivo, o meglio dei nuovi dispositivi, ma si sa che il web, passatemi il termine, è pieno di gente ignorante e a prova di ciò c'è stato un genio in questi giorni che ha portato avanti un esperimento sociale di quelli che meriterebbero davvero di vincere il premio Nobel per l'antropologia, che in realtà non so se esiste, ma se esistesse dovrebbe vincerlo all'istante. Si tratta di Jonathan Morrison, ovvero un ragazzo che per giorni ha pubblicato foto scattate con la fotocamera frontale di un iPhone XS Max, spacciandole sui social per foto scattate da un Google Pixel 2. I commenti a queste foto sono stati tutti fantastici, tutti super positivi, tutti vantavano la qualità dell'immagine, molti addirittura hanno anche commentato con l'hashtag No Beautygate, quindi erano consapevoli di ciò che scrivevano. Scrivevano che le foto erano meglio di quelle di iPhone XS Max. Però, solo oggi, attraverso il suo canale YouTube, Morrison ha rivelato che le foto così tanto vantate dagli utenti erano in realtà scattate da un iPhone XS Max, rivelando che la gente quindi è piena di pregiudizi e che le masse in realtà possono essere, ahimè, pilotate molto facilmente in quanto c'è proprio una mancanza alla base di capacità di giudizio che porta l'utente inconsapevole a prendere per oro colato tutto ciò che legge su internet, ciò che legge in rete, senza però prima approfondire o comunque toccare con mano. Il che è molto grave anche perché alimenta le fake news ed aumenta la cattiveria su internet. Comunque, a proposito di foto, adesso voglio parlare un attimo di una cosa seria, perché dal 2011 al 2017 sono stati registrati in tutta Europa circa 259 casi di morte per selfie. Ragazzi, morte per selfie. Adesso, ho capito che la foto estrema fa like, vi fa diventare famosi, ma diventare famosi su Instagram è un po' come diventare ricchi con i soldi del Monopoli. Ci sono tanti modi più facili per avere popolarità sui social e fare queste cazzate è il modo più stupido per ottenere notorietà su Instagram o su Facebook, non ne vale assolutamente la pena. Tanto se morite per pubblicare un selfie estremo, la gente non vi piangerà perché ha perso il coraggioso o l'impavido influencer, vi piangerà per pena e il giorno dopo si dimenticherà di voi come si è dimenticato di tutti gli altri. Quindi, piuttosto che salire sui tetti o recarvi in luoghi pericolosi come il ciglio di un burrone oppure i binari del treno, cercate un qualcosa di veramente bello ed artistico da pubblicare, soprattutto che dia il buon esempio, perché magari voi avete 60 anni con 50 anni di esperienza ed utilizzate comunque delle, diciamo, cose di sicurezza per scattare quelle foto, ma il fruitore del vostro canale potrebbe essere tranquillamente un bambino che va ad imitarvi non consapevole di tutto ciò che c'è dietro ad uno scatto estremo, quindi potrebbe fare per imitarvi la fine che nessuno di noi vorrebbe fare. Perciò, detto questo, cercate di risolvere questo problema e non fate gli stupidi, soprattutto perché è una cosa veramente brutta, non si può morire per un selfie, cioè è veramente morire da stupidi. Perciò, adesso detto ciò, torniamo a noi, perché non mi piace fare queste piccole parentesi, non le ho mai fatte probabilmente prima, però quando ci vuole, ci vuole.
Comunque torniamo a noi perché secondo gli ultimi test il chip A12 Bionic di iPhone XS ed iPhone XS Max è risultato circa il 40% più veloce del precedente Apple A11. Calcoliamo che Apple A11 Bionic ha permesso ad iPhone X di ottenere punteggi benchmark superiori a smartphone usciti circa un anno più tardi, quindi questo A12 può essere considerato un vero e proprio mostro. In chiusura, in una lettera al Congresso degli Stati Uniti d'America, Apple ha confermato che non esiste alcuna prova a sostegno dell'hack da parte del governo cinese, di cui qualche giorno fa aveva largamente parlato Bloomberg all'interno di un suo rapporto. Ergo, i server di Apple sono sicuri e la conferma è arrivata anche da parte del Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti d'America, voglio dire, mica poco. Bene, per oggi è tutto, io sono Rocco Zaccaro e vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre qui su iSpazio. Ciao! Vi ricordo che il modo più veloce per ascoltare il nostro podcast è quello di seguirci anche sui nostri canali YouTube e Instagram TV, oltre che Spreaker ed iTunes. È semplice, cerca iSpazio su YouTube e poi fai un clic sul tasto iscriviti, senza dimenticare di attivare anche l'icona della campanellina per attivare tutte le notifiche ogni qualvolta pubblichiamo un nuovo video. Ma non è finita qui perché vi parlavo anche di Instagram TV, infatti dovete scaricare l'applicazione sul vostro smartphone, seguirci anche su Instagram per non perdere neanche una puntata del podcast in versione video, però verticale.